persone legate a Legnano, in provincia di Milano. Renato Franchi, che vediamo in diapositiva. Renato Franchi, cantautore e chitarrista. È l'orchestrina del suonatore Jonas. È un gruppo musicale italiano. Deve il suo nome ad un brano di Fabrizio De André. Negli spettacoli eseguono brani loro e dei più grandi cantautori italiani come De André, Bertoli, Ciampi, Massimo Bubola ed altri. Iniziano negli anni 90, principalmente come gruppo di cover. Il primo album del 2002 si intitola Live in Suzzara, che contiene un solo brano, inedito. Canzone per Yon, dedicata a Yon Kazaku, operaio arso vivo dal suo datore di lavoro perché reclamava il suo salario. Nel 2010 pubblicano Distillerie di contrabbando, in cui musicano le poesie di Dario Bertini, tratte dall'omonimo libro. Nel 2012 pubblicano Sogni e tradimenti, album che vede la partecipazione dei Gang di Claudio Lolli, di Alberto Bertoli, in un brano del padre. Sempre nel 2012 pubblicano Dopo le strade, appunti di viaggio, un disco di 13 canzoni tra cover dei Gang, di Pierangelo Bertoli, di Luigi Tenco, e brani originale. Tra gli ospiti i Gang e Michele Gazic. Nel 2013 pubblicano Filastrocche scritte per strada, in cui musicano delle poesie di Mariangela Giusti, docente dell'Università Bicocca di Milano. A parte la title track, che è invece di Renato Franchi. Ma vediamo questo album, Filastrocche scritte per strada. E questa è la copertina dell'album, che contiene i seguenti brani. Filastrocche scritte per strada, messaggi e parole. Come si fa a fare pace? 16 anni. La scrittura amica. Non avere paura del buio. Zucchero. Zucchero, vien da te. I rumori della casa. Costruire mondi. Compleanno. I nomi, un po' di tempo per sé, maggio, una scampagnata sull'erba e infine i regali di Natale. Poi, sempre nel 2013, partecipano a
in anticipo sul vostro stupore. Registrato il 26 gennaio 2013 a Como e che ripropone dal vivo tutto l'album di De André. Storia di un impiegato. Nel 2014 esce l'album Le stagioni di Anna Frank, nato dall'esperienza del viaggio della memoria di Auschwitz e Birkenau. Nel 2016 esce l'album Finestre, con 12 brani inediti, sempre con la partecipazione dei Gang, in 12 lenzuola bianche e I passi del mattino. Vediamo questo CD. Ecco l'album Finestre, che contiene i seguenti brani. Finestre, Campi di fragole, Bambini, Rumore di fondo, Non aver paura del buio, I passi nel mattino, Noi X, Lenzuola bianche, Trincea, Giorni cantati, Ta Pum e infine Trasteverina. Nel 2018, insieme al coro Le voci del partigiano, esce l'album Con un bel nome d'avventura, dedicato alla Resistenza. Nel dicembre dello stesso anno esce l'album Oggi mi meritavo il mare, Amori d'autore, dedicato a Roberta Turconi, moglie di Renato Franchi, scomparsa nel 2017. Tra gli ospiti, I Gang, Fabrizio Poggi, Michele Gazic e il coro Le voci del partigiano. Discografia 2002, Live in Suzzara. 2006, Sogni e tradimenti. 2010, Distillerie di contrabbando. 2012, Dopo le strade, Appunti di viaggio. 2013, Filastrocche scritte per strada. 2013, In anticipo sul vostro stupore. 2014, Le stagioni di Anna Frank. 2016, Finestre. 2018, Con un bel nome d'avventura. 2018, Oggi mi meritavo il mare. Poi l'album Rondini e infine 2020 In canto. Formazione dell'orchestrina del suonatore Jones o Jones. Renato Franchi, voce e chitarre. Gianfranco Dadda, player percussion. Marta Franchi, flauti, voce e cori. Vicky Ferrara, batteria e cori. Dan Sim Sara Galasso, violino.
In questa diapositiva, ricavata dalla loro partecipazione a Espansione TV, vediamo da sinistra la conduttrice Dolores Longhi, poi Vicky Ferrara, poi Renato Franchi, poi Gianfranco Dadda e infine Dan Sim Sara Galasso, violino. Comunque, quando si presentano le persone legate a qualsiasi città, a qualsiasi paese, specialmente le persone del passato, le persone famose, al massimo si può vedere nella diapositiva una sua foto e basta, perché del passato a noi non ci rimane più niente. Una foto è già tanto. Invece, trattandosi di Renato Franchi, che è un nostro contemporaneo, possiamo vederlo suonare con la sua orchestrina in uno dei suoi concerti. Io, per esempio, preferisco far vedere il loro intervento a Espansione TV il 30 dicembre 2019, che hanno cantato due brani, In canto e Rondini. Ecco. Adesso li vediamo dal vivo. Ritrovati cari amici di Angoli, grazie per essere qui con me. Siamo arrivati al penultimo giorno di questo 2019, quindi davvero ormai è vero che stiamo festeggiando da tantissimo tempo, ma adesso lo facciamo ancora di più e, come sapete, insomma, l'anno vecchio si saluta con gli amici cari e con gli amici cari si dà il benvenuto al nuovo anno che sta per arrivare, e loro sono degli amici carissimi. È tornato con noi Renato Franchi. Ciao Renato. Ciao a tutti. Io grazie, mi sono permessa, grazie di questa, perché bellissima, è vero. Bellissima amicizia. E quindi continuiamo, perché c'è anche Gianfranco Dadda. Ciao Gianfranco. Ciao, ben ritornato. Grazie. E poi c'è lei, stupenda, bellissima, bravissima, la nostra Dan Sim Sara con il suo violino. Ciao, strepitoso. E poi c'è un quarto musicista di questo gruppo, c'è anche Vicky Ferrara. But not least. Ovviamente sì, perché da qui in poi ogni volta ci porti uno in più, insomma diventeranno tantissimi, ma questa sera, bene, come dicevo, iniziamo con te Vicky, quindi grazie per entrare a far parte di questa grande famiglia di Angoli. Grazie a voi. Siamo grazie. Felicissimi. Come dicevo, iniziamo questi grandi festeggiamenti, questa conclusione dell'anno, proprio con loro, che tra le altre cose ci portano anche un nuovo progetto, è vero Renato? Esatto, di cosa si tratta? Un nuovo album, che è un inno alla bellezza, perché abbiamo cercato di guardare il mondo dalla parte bella della vita. E infatti è un incanto, eccolo. Infatti, qui, titolo... lo mostriamo a favore di camera. Quanto lavoro c'è dietro a questa bellissima idea? C'è tanto lavoro, tanta creatività,
che però si è sviluppata anche in modo veloce, insomma, siamo in una fase creativa molto produttiva e quindi sono uscite delle canzoni che riteniamo molto, molto belle, ci danno una bella gratificazione, hanno un bel groove, un bel folk rock, blues, il nostro genere, insomma, che seguiamo, certo, cercando di unire un po' quello che è l'attenzione alle musiche del mondo anche alle nostre tradizioni, no? Alla cultura popolare, quindi sempre un'attenzione a questo aspetto che non deve essere disperso, ma anzi va attualizzato e va valorizzato. E va tenuto stretto, perché esatto, è un grande, esatto, patrimonio, voi un grande fate tesoro. Tante cose qui ad Angoli dove... La mettiamo tutta, ci proviamo assolutamente. Sì. Allora, proprio per questo motivo, e poi c'è Vicky qui, nuovissimo, qui con noi, io direi, ascoltiamo subito qualcosa, che ne dite ragazzi? Ma io direi, iniziamo subito, vai, perché siamo qui in un bel posto, iniziamo subito con l'incanto. E vai, incanto. Noi fermeremo il vento, la tempesta, il tuono e il lampo, se tu mi tieni accanto, se tu mi tieni accanto, rammenderemo il tempo, asciugherò il tuo pianto, se ti avrò qui accanto. Vicino a te, con te soltanto, non cadrò nel vuoto e nel fango. Vicino a te, con te soltanto, splenderà l'incanto. Se tu mi tieni accanto, sotto questa luna amaranto, voleremo sempre più in alto, se resteremo accanto. Se tu mi tieni accanto, nel tuo cielo d'oro e d'argento, ricucirò il mio cuore infranto, se mi terrai accanto. Vicino a te, con te soltanto, non cadrò nel vuoto e nel fango. Vicino a te, con te soltanto, splenderà l'incanto. Tra le stelle e il firmamento, la notte esploderà in un canto, se mi terrai accanto. Se tu mi tieni accanto, spegneremo questo incendio e brucerò al tuo fianco, se mi terrai accanto. Vicino a te, con te soltanto, non cadrò nel vuoto e nel fango. Vicino a te, con te soltanto, splenderà l'incanto. Vicino a te, con te soltanto, non cadrò nel vuoto e nel fango. Vicino a te, con te soltanto, splenderà l'incanto. Thank you.
Franchi e la sua band Incanto con questo grandissimo rock d'autore. Ma in questo lavoro ci sono ovviamente tanti brani. Certo. Qual è il filo conduttore che li porta dall'uno all'altro? Ma il filo conduttore appunto è quello che dicevo prima, l'aver dato uno sguardo alla meraviglia del mondo, alle cose belle, e quindi dentro c'è come dire, l'attenzione all'amore, alla bellezza, a quello che ti sorprende, come dice San Tommaso, quella bellezza che ti arriva, che non ha né fine né scopo, cioè ti arriva e ce l'hai dentro nel cuore. Quindi le canzoni hanno questa, diciamo, questa attenzione, e anche le musiche riflettono un po' questo nostro pensiero. E sono venute abbastanza semplicemente, senza averle studiate a tavolino, come potremmo dire, sono venute come un incanto. Quindi la spontaneità dell'incanto, che poi è quello che dà il sapore vero alla vita. Esatto. Bene, siccome il tempo corre, anche quello che abbiamo a disposizione, prima di lasciarvi andare, prima di iniziare a farci gli auguri per l'anno nuovo, io vorrei un regalo meraviglioso, un altro brano. Ma certamente. Ce la facciamo, vi va? Lo facciamo, è un brano bellissimo, due parole, perché nasce da un fatto particolare, di una cattiveria nei confronti dell'ecologia, della bellezza, anche questo è... Siamo sul pezzo di una persona che distruggeva i nidi delle rondini, e questo è una cosa che ci ha colpito, e allora noi abbiamo fatto una canzone che si chiama appunto Rondini. E rispettiamo la natura, rispettiamo tutto che parla quello di rispetto, che ci viene dato di meraviglioso. Di rispetto, dignità e anche tra le righe di ecologia. Assolutamente, vai! Piace la bellezza della dignità, amo il coraggio della sincerità, la luce pulita della trasparenza, mi piace la tua dolcezza e la tua pazienza, mi piace il silenzio leggero del rispetto, le rondini che fanno il nido sotto il tetto, mi piacciono i fiori nei capelli delle ragazze, lo stupore delle finestre, i segreti delle terrazze, gli angoli dei giardini, i ciliegi e i melograni, i gatti sulla porta e le feste che ti fanno i cani, mi piace il tuo cuore che batte sul mio petto, le rondini che fanno il nido sotto il tetto. Piacciono i mattini leggeri nei miei capelli, il tuo cuore che batte, la pioggia negli ombrelli, la discrezione della neve che scende lentamente, ascoltare un amico, il saluto della gente, mi piace il cammino sicuro del mio passo, le rondini che fanno il nido sotto il tetto, mi piace la libertà di certe lunghe strade, le fiabe con le fate, i principi e le streghe, mi piace sognare, scrivere, aiutare, far l'amore sopra il prato e dopo riposare, mi piace il tuo sorriso luminoso nello specchio, le rondini che fanno il nido sotto il tetto. Mi piace la bellezza della dignità, amo il coraggio della sincerità, la luce pulita della trasparenza, mi piace la tua dolcezza e la tua pazienza.
Ed erano queste le rondini di Renato Franchi e della sua straordinaria band. E questo e molto altro ancora si potrà ascoltare in due date vicinissime. Due date importanti. Quali? Quando e dove? Il 4 gennaio all'Officina della Musica, qui a Como, e poi ancora il 18 gennaio, sempre a Como, al grande tributo, 13esima edizione, tributo a Fabrizio De André, che nel 2020 compie, avrebbe, se fosse noi, lo sentiamo ancora qui con noi, compie 80 anni. Bene, quindi lo festeggeremo assolutamente. Un augurio per lui e ovviamente un augurio di un buon nuovo anno luminoso e pieno di incanti e di cose belle per tutti quanti, e grazie a voi per la bellissima ospitalità, la preziosa ospitalità. E con questo io saluto e ringrazio Renato Franchi, Gianfranco Dadda, Dan Shinsara e la new entry, Vicky Ferrara, eccolo qui. Quando non sapete che fare, venite ad Angoli perché noi siamo felici. Va bene? Auguri a tutti, grazie per essere stati qui. Ciao a tutti, al prossimo incanto. Bene, grazie anche a voi, rimanete lì perché continuiamo a festeggiare. A tra poco.